Buongiorno, siamo a Riccione allo stadio del nuoto e sono in corso le finali dei campionati nazionali estivi di pallanuoto. Come potete vedere, quest'anno per quello che riguarda i settori, insomma, giovanili sono stati circa 280 gli atleti presenti, 24 le società rappresentate. Come ricorderete, lo scorso fine settimana si sono disputate anche le finali dei campionati nazionali estivi di pallanuoto, anche per quello che riguardava master ed agonisti. Insomma, quindi è stata una grande festa per questi 50 anni dei campionati, i 70 anni della WISP Sport per Tutti. È stata una grande festa qui allo Stadio Nuoto di Riccione. Siamo qui con Maurizio Ceccantini, che segue per l'appunto proprio per la WISP, Nuoto WISP Nazionale, la pallanuoto. Allora, la prima domanda è subito: come sono andati questi campionati, visto che siamo alle fasi finali? Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Riccione come città che ci ospita e anche lo Stadio del Nuoto, è sempre un bellissimo impianto in cui veniamo molto volentieri. Sono andati molto bene sia per i master la settimana scorsa, in cui hanno partecipato 14 società e hanno giocato circa 45 partite, quindi una dietro l'altra, e quindi questo attesta anche il livello tecnico che si è alzato molto negli ultimi 10 anni. Siamo molto soddisfatti perché tutti gli anni aumentiamo il numero di squadre e il numero di richieste che abbiamo. Per quanto riguarda i giovani, stiamo ancora finendo, ci sono in corso le finali Under 15 e Under 17. Sono andate molto bene, ovviamente sul campo varie problematiche tutti i giorni, si è sempre cercato di andare incontro sia alle squadre che a tutti quanti partecipano, sia come genitori, sia come i nostri giudici e arbitri, però siamo molto soddisfatti. È stata dura, intensa, ma alla fine sì, molto positiva. Senti, come sfida, diciamo, per il prossimo anno, visto che insomma siamo un po' anche in fase di bilancio, è sicuramente quella di allargare ancora di più la base d'attività, penso. Certamente, noi si spera in una partecipazione più numerosa da parte di quelle regioni che ancora stentano magari o con poche squadre oppure anche con nessuna. Si cercherà di avvicinare anche squadre che sono lontane geograficamente, tipo il sud, si spera che partecipino. Si spera una partecipazione maggiore da parte del femminile, che ovviamente è più difficile mettere in piedi squadre di quel settore, ma si spera molto perché ci manca, quest'anno ci è mancata. E niente, si spera sempre un maggior numero di partecipanti, e da parte nostra ci si cercherà sempre di migliorarci per dare una risposta sempre più positiva a chi viene a effettuare campionati. Ok, allora io ringrazio intanto Maurizio Ceccantini per la sua disponibilità. Mi volevo insomma permettere, ecco, di fare un'ultima angolazione, intanto salutando Maurizio dello Stadio del Nuoto, come potete vedere, che c'è ancora tantissimo pubblico sugli spalti, anche se molti sono andati via, perché giustamente è mezzogiorno, gran parte delle gare sono terminate. È stata una grandissima festa per questi 70 anni dello sport per tutti e per questi 50 anni dei campionati nazionali giovanili e master. Quello che si può dire è ormai, insomma, è una tappa fissa, quella lì per l'appunto di Riccione, è soltanto di vederci all'anno prossimo con l'entusiasmo che potete vedere c'è da parte di tutti, dei ragazzi, dei genitori e di tutta quanta la grande macchina organizzativa della WISP, perché come potete rendere conto, e come si diceva in questi giorni, dietro tutte queste manifestazioni ci sta un piccolo esercito di volontari, di persone che con passione e che con grande generosità mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze perché queste manifestazioni di questo genere possano insomma riuscire e avere successo. Ed è veramente forse anche la testimonianza, no? Il messaggio, in qualche modo il passaggio del testimone, visto che insomma si parla di sport, più bello che si può dare ai ragazzi, quello proprio di poter essere utili e di poter contribuire con lo sport anche ad essere solidali con gli altri. E da Riccione è veramente tutto per questa bella festa di sport. Grazie ancora, sono Raffaella Galanini, vi saluto e vi ringrazio per averci seguiti. Grazie.